Per quanto riguarda il quesito relativo all'ingresso di Ferrovie dello Stato nel capitale di Alitalia, sottolineo che lo Stato non esercita attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate, stante specifica previsione normativa che esclude l'esercizio dell'attività imprenditoriale in capo allo Stato e quindi vi è la preclusione di ingerenze nelle attività gestionali operative delle società. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in qualità di vigilante sul gruppo Ferrovie dello Stato, in piena sintonia con il ruolo di coordinamento dell'attività dell'organo esecutivo esercitato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ferrovie, anche in conformità ai principi Istat-Eurostat, agisce come un operatore di mercato indipendente e il Consiglio di amministrazione, nell'esercizio delle sue prerogative gestionali, valuta autonomamente la fattibilità e la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione. Nell'ambito di tali prerogative, nella sua autonomia, il Consiglio di amministrazione può decidere di realizzare l'operazione nel rispetto di un quadro di sostenibilità economica, anche con la presenza di partners industriali di settore, previa la verifica dell'assenza di pregiudizi economico-finanziari e nel rispetto della normativa antitrust e sugli aiuti di Stato. Grazie.